indignazione, sconforto e preoccupazione. Queste le parole usate da una delle associazioni antimafia, Da Sud, per commentare il mancato riconoscimento dell'aggravante mafiosa per l'omicidio di Lea Garofalo, la collaboratrice di giustizia uccisa e sciolta nell'acido a Milano. Da Sud ha inviato una lettera di protesta al ministro Severino. È stato condannato a 5 anni e 4 mesi il pusher che vendette la droga costata la vita a un 17enne milanese durante una festa ad Halloween nei locali del centro sociale Leoncavallo. La ragazza che fece da tramite ha patteggiato una pena di 2 anni e 4 mesi. L'ex funzionario di ARPA Giuseppe Rotondaro, arrestato nell'inchiesta che portò in carcere l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Franco Nicoli Cristiani, ha fornito utili spunti investigativi. A scriverlo è il GIP Elisabetta Meyer nelle motivazioni che hanno portato alla revoca delle misure cautelari. L'assessore alla cultura e alla moda Stefano Boeri chiude la settimana di sfilate milanesi con la richiesta di rivedere le regole del COSAP, il canone per l'occupazione di suolo pubblico appena aumentato dalla giunta Pisapia. Bisogna prevedere tariffe agevolate per iniziative di utilità collettiva, come quelle legate alla moda e al design, ha detto Boeri. La giornata di ieri è stata la terza consecutiva con il PM10 sotto la soglia di guardia. Da domani quindi verranno sospese le misure anti-inquinamento disposte dal protocollo provinciale. Via libera ai mezzi più inquinanti. Diesel Euro 3 in testa. Benedetto XVI a San Siro e alla Scala. Sono due delle tappe più significative del viaggio milanese del Pontefice in occasione dell'incontro mondiale delle famiglie che vedrà il Papa nel capoluogo lombardo dall'1 al 3 giugno. Per la messa a Bresso i pellegrini saranno circa 1 milione. Moratti esce allo scoperto e conferma Ranieri dopo 24 ore tesissime. Tranquilli, gli ho parlato e ci siamo chiariti, ha detto il patron nerazzurro ai cronisti, ma la sensazione è che quella contro il Catania sia l'ultima spiaggia per il tecnico romano. Zeman contro Moggi, ancora. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex dirigente bianconero. L'accusa è di diffamazione aggravata per alcune frasi pronunciate in tribunale e riferite al boemo.